Ciao, molto piacere. Io mi chiamo Francesco Nano e sono il direttore di scuolasuono.it, un sito dedicato al recording, ai musicisti, alla musica e soprattutto agli appassionati di registrazione. Sto registrando questo video perché da qualche giorno è partito un nuovo progetto che penso ti riguardi in prima persona, personalmente. Si tratta di un social network dedicato agli insegnanti di musica ed agli allievi e alle persone che sono in cerca di lezioni di musica. L'idea mi è venuta in mente quando, guardando le statistiche di Google, mi sono reso conto che ogni mese ci sono migliaia e migliaia di persone, di potenziali allievi, potremmo definirli, che si riversano su internet a cercare lezioni, video, tutorial, didattica in generale. L'idea è questa: creare un social network che sia un aggregatore di possibilità didattiche, diciamo così, un aggregatore di insegnanti. Si sa che in questo social network, se uno vuole imparare uno strumento, troverà già delle ottime lezioni gratuite, e si sa anche che nel momento in cui quella persona desidererà avere un supporto personalizzato, indispensabile per agevolare e per velocizzare il processo di apprendimento di uno strumento musicale, potrà trovare degli insegnanti che rispondano alle sue esigenze, e non solo, potrà anche conoscerli attraverso le loro presentazioni, attraverso le lezioni demo che metteranno a disposizione per farsi conoscere, potrà contattarli. E quindi, nel momento in cui tu farai parte del corpo docente di questo social network, ti aprirai delle enormi possibilità dal punto di vista di visibilità come insegnante, per reperire allievi sia sul te tuo territorio, quindi sia vicino a te, perché magari se tu abiti a Milano ci sono dei potenziali allievi che fanno una ricerca su internet e sono di Milano e ti trovano su questo social network, vi potrete accordare per fare delle lezioni private dal vivo, oppure, perché no, anche via Skype. Se tu sei un insegnante, metti un chitarrista con un particolare stile, abiti a Milano, ma c'è Cani Cattì, un chitarrista che vorrebbe prendere delle lezioni da te, perché non aprirsi alla possibilità della video chat, della video lezione? Ancora, potresti pubblicare dei videocorsi o dei metodi e utilizzare questo social network per farti conoscere, e attraverso queste conoscenze potrai proporre l'acquisto del tuo metodo o del tuo videocorso didattico. Insomma, le possibilità sono tante. In questo momento, mentre sto registrando questo video, la piattaforma non esiste ancora, non è ancora operativa, ci stiamo organizzando. La priorità di questo momento è far conoscere il progetto a più insegnanti possibile. Quindi ho pensato che Facebook fosse il metodo più diciamo più veloce per far partire il passaparola. Detto questo, io ti invito a partecipare e a far conoscere questo progetto ai tuoi colleghi musicisti, perché ci sarà una soglia, diciamo, un tetto massimo di insegnanti che potranno partecipare. I posti sono limitati, il tempo stringe, dobbiamo partire al più presto, perché ogni mese che passa stiamo perdendo moltissimi allievi per strada che si riversano su YouTube, si riversano su Google in cerca di lezioni, e trovano delle lezioni, ma poi non trovano la possibilità di agganciare il contatto con l'insegnante. Quindi, dal mio punto di vista, prima partiamo e meglio è per tutti. Ti rinnovo i miei saluti, molto piacere. Se avrai voglia, se avrai piacere, ci incontreremo su questo nuovo social network. La cosa che ti chiedo in questo momento è di far conoscere quest'idea a più insegnanti di musica possibile, di ogni genere e di ogni strumento musicale, proprio perché la nostra intenzione è creare una sorta di scuola di musica enorme online. Penso di aver esaurito gli argomenti, quindi a questo punto devo trovare il pulsante di stop. Ah, eccolo qua. Ciao.